E allora, eccoci di nuovo in diretta dallo studio 1 di Studio 1 di Esperia TV sul canale 18 per il Paradiso Rosso Blu. Abbiamo in collegamento da Bergamo il collega Arturo Zambaldo dell'Eco di Bergamo, collaboratore anche di Bergamo TV. Buonasera Arturo. Buonasera, buonasera a voi. Intanto la domanda che ci facciamo: Bergamo alta o Bergamo bassa? Bergamo bassa, alla bassa, alla perché bassa. Il mio collega d'avventura Francesco, che è qui in studio, mi diceva: ma da dov'è Bergamo bassa? Bergamo bassa. Sei contento? Sono contentissimo. Preferivi l'alto? No, alto, perché poi non riuscivo a guardarlo. Ah, quindi meglio bassa. Bene, bene. Allora Arturo, che cosa si dice in quel di Bergamo con questa Atalanta, con l'arrivo di Gasperini? Cambiato qualcosa? Beh sì, è cambiato moltissimo, soprattutto sotto l'aspetto tecnico-tattico, che sappiamo Gasperini privilegia da sempre, da anni quantomeno, il 3-4-3. Quindi è una squadra, l'Atalanta, ancora in cantiere, ma che sta facendo di tutto per accontentare l'ex mister genoano. Senti Arturo, per quanto riguarda i movimenti del calcio mercato, l'Atalanta a che punto è? Che percentuale è? 70-80%? Quanto c'è ancora da muoversi? Sì, diciamo, è detto giusto, tra il 70-80%, in quanto in uscita, ai noi, parlando da tifosi, sì. Pare ormai certo la cessione di Sportiello al Napoli e in forse anche quella di Papu Gomez, che in pratica rappresentano i due gioielli rimasti all'Atalanta. Ma arrivato a questo punto, scusami, in quest'ottica l'obiettivo dell'Atalanta in questo campionato qual è? Allora, rimane da sempre la salvezza. Ma la salvezza anche per una squadra come l'Atalanta, che è una delle squadre che ha più campionati di Serie A sul groppone, sembra un po' riduttivo. Ecco, per la precisione, è il sesto campionato di fila di Serie A dopo la promozione da primo posto di 7 anni or sono. Comunque sia, qui a Bergamo si è sempre volati bassi, sia con la gestione presidenziale di Ivan, della famiglia Ruggeri, sia con quella attuale, da 7 anni a questa parte, della famiglia Percassi. C'è però da dire che Gasperini, nella sua prima conferenza stampa di presentazione qui a Bergamo, ha detto che l'obiettivo sarà la salvezza, però c'è modo e modo per conquistarla, quindi vedi che ha lasciato anche delle opzioni. C'è l'interesse della Sampdoria anche per Ante Budimir, dell'Atalanta per Ante Budimir della Sampdoria, confermi questo? Sì, però attenzione, di nomi sapete benissimo anche voi di Crotone che il mercato ne abbonda su 100 nomi trattati o di voci, poi se ne concluderanno sì e no due o tre, cioè una cosa comunque certa, l'uscita di Sportiello e secondo me molto probabilmente anche di Papu Gomez verranno in un certo qual modo adeguatamente rimpiazzate. Ma la famiglia Percassi ne ha soldi da spendere oppure fa parte anche di quella lunga serie di squadre di questa Serie A che hanno pochi spiccioli? No, soldi da spendere ne ha, perché guarda caso c'è stato l'affarone tra virgolette di De Roon, la vuol fantacalcio, dell'olandese De Roon, che ha acquistato la scorsa estate dal direttore tecnico Giovanni Sartori, ex Chievo, per 1,5 milioni, è stato rivenduto alla bella cifra di 14,5 milioni. Quindi in un anno, una plusvalenza in un anno quasi incredibile, è arrivato a questo punto. E non solo, l'anno scorso a gennaio venne ceduto al Napoli il 19enne Grassi, che non ha fatto comunque una presenza quest'anno
a Napoli anche perché infortunato, per 8 milioni, quindi plusvalenze ne ha. E se poi andasse in porto, come pare, certo, la cessione di Sportiello e in parte quella di Gomez, vedi che un bel tesoretto. Arrivato a questo punto, non lo so se la dirigenza, se la famiglia Percassi decide di reinvestire quanto guadagnato sul mercato, altro che salvezza per l'Atalanta. Però c'è da dire che i bergamaschi, e Percassi è un bergamasco dell'alta valle seriana, quindi tra virgolette un montanaro, bandisce i sogni e guarda la realtà. Sicuramente ha incassato, sicuramente parte di questo tesoretto verrà ridotto, ma però poi qualcosa devono pur mettere via, anche perché di recente Percassi ha rilasciato un'intervista proprio a noi dell'Eco di Bergamo, riportata poi da Bergamo TV, che i soldi che l'Atalanta come gestione, come corso di esercizio, sborsa 2 milioni di euro al mese. Quindi fai un po' i conti tu, è un bilancio da 24 milioni l'Atalanta, non è da poco, questo per il monte ingaggi che ha dovuto adeguarsi, insomma. Si sa che quando ci si siede al tavolo con i giocatori di poker forti bisogna avere i soldi, se no è inutile stare in Serie A, io faccio sempre questo discorso, se vuole spendere di meno può cambiare categoria. Certo, ma anche perché guai a dire a Percassi anche solo a paventare lontanamente il termine retrocessione. Il motivo è semplicissimo, no? Verrebbero di colpo meno quei 30-35 milioni di euro dei diritti televisivi. Allora scusami, se la matematica non è un'opinione, se incassa 35 milioni e ne spende 24 all'anno, gli rimangono già 10 di diritti televisivi, più altri 30-35 ne incasserà di queste vendite e decisioni, siamo 45 milioni a disposizione. Dovrebbe, non dico, ma almeno un 20-25 dovrebbe spenderli per questa campagna acquisti. Se poi invece da buon bergamasco, come dici tu, montanaro, ha il braccino corto, arrivato a quel punto poi bisogna che lui se la vede con i tifosi dei bergamaschi, che non sono tanto docili. No, però Antonio Percassi ha molto ascendente qui a Bergamo, perché prima di diventare presidente è stato anche un buon giocatore dell'Atalanta, un vecchio stopper, un difensore, no? E si era fatto ben amare dalla tifoseria. E anche qui a Bergamo gli stessi tifosi, sì, un po' di malcontento potrebbero anche evidenziarlo, però anche qui, e non tacciatemi per Bergamasco, andiamo con i piedi per terra noi. Vabbè, io ho una domanda poi. Domanda. Posso fare? Allora, volevo sapere se la famiglia Percassi ha smesso di presentare i giocatori in mongolfiera, visto le delusioni. Beh sì, era partito fortissimo, tra l'altro. Il collega ti vedo aggiornato sulle vicende atalantine. Poi ci sono stati dei guaietti dal punto di vista della Lega, della Federazione, che appunto non hanno visto proprio benone questo tipo di esaltazioni. Buon ultimo, se vi ricordate, quello è 3 anni fa, alla festa col cane armato, no? Bravissimo, dove l'Atalanta venne sonoramente multata e deferita, compreso Migliaccio, che appena rientrato da Palermo all'Atalanta non ne sapeva nulla, si presentò su questo famigerato casa armato. Sì, ricordiamo. E tra l'altro si prese anche
Oltre alla multa mi sembra anche una giornata di squalifica. Sì, infatti, sì, hai ragione, ecco, hai ragione. Ecco, vedi, quindi insomma, e allora diciamo che lo stesso Percassi, anche se ha il carattere bergamasco, ma si lascia prendere Arturo, dal tifo. Dobbiamo chiudere velocemente, certo, perché stai, certo, ti sei mangiato tutto il nostro tempo, Arturo. Grazie, certo, grazie per... So i tempi. Grazie, grazie per la cortesia, ti auguro buon proseguimento di estate a te e a tutti i tuoi colleghi dell'Eco di Bergamo. Grazie ad Arturo Zampaldo dell'Eco di Bergamo di Bergamo, appunto. Sì, sai come lo chiamano l'Eco di Bergamo? Bergamo. Ok, visto che la Serie A è una cosa seria, dopo questa battuta agevoliamo la nostra clip, la Serie A è una cosa seria. Vai regia! Francia, ma ho panini geniuzzo, però la devo provare. E che ho panini geniuzzi, ma davvero scherzi? Scusa, ma con i geniuzzi qua? Ma un panini geniuzzo come è fatto? Con salsiccia, peperone e patate e cipolla. Ma prima bisogna sprecare la lampada. La lampada è il classico, poi le americane. Ma oh, che bella chista! Ce la portiamo? No, questa ce la. La portiamo in trasmissione? La possiamo ok, questa fa parte insieme con Pasqualo e Peppino. Sì, praticamente. No, forcata praticamente. Grazie. Guarda, bacia questi colori. Ah, ecco qua. Tu li hai baciati questi colori. Ecco qua, baciate ragazzi. Signorina, lei vuole baciare? Non vuole baciare. Bacia questa. Avete sequestrato la bottiglia? No, ce l'hanno regalata. Ecco qua. Lei è geniuzzo. Geniuzzo. Ah, un panino di geniuzzo. Geniuzzo ci ha regalato la bottiglia del Crotone, Grazie geniuzzo. Vuota però, Però ma una piena non c'è. Ma una piena non ce n'è. No, è vuota, dico. Ma quella piena dov'è? Non ce n'è più. Ah, l'ultima. Possiamo stappare una bottiglia, va bene. Ma di del Crotone però. Non è di questa. No, allora no, se stappavamo questa qui. E stappavamo una. Francè, geniuzzo ha detto di stappavamo una bottiglia. Tanto fregato un po'. E chi sta facendo tutto questo? No, parla. Allora aspetta che questo è casting. Stiamo facendo il casting per il prossimo presentatore del Paradiso Rosso Blu. Ma intanto il parrucchiere chi è? Lorenzo Foglia. Ma fammi capire, ma si sentiva bene quel giorno quando ha fatto i capelli? Come no, sì. Ma gli ha dato l'autorizzazione? Ma me ne va 20. Vabbè, tu lei me ne va 20. Dove? Ma tu Lorenzo Foglia. Lorenzo sempre. Sam, puoi andare tutti i giorni da Lorenzo. Francia, geniuzza, ha detto che era una bella bottiglia per noi. No, senza offese per nessuno. Vai, a lui dovete inquadrare, non a me, a lui. Ma non è che davvero andiamo a finire allora, in televisione, senti, no? Nome? Roberto. Cognome? Mancuso. Quanti anni hai? 28. Segno zodiacale? Leone. La cosa che sai fare meglio? Il tallone da killer? Senti, la cosa che sai fare peggio? Giocare a calcio. Conquistare le donne. Qual è? Mi riesce bene. Il tuo sogno nel cassetto? Diventare un attore. È sempre nel cassetto, vabbè. Grazie. Vedi che Geniuzzi era per la bottiglia, vedi? Alla salvezza. Genio. Alla salvezza. Vediamo che ne salviamo. Va bene. Siamo sempre danni. Facciamo, ed eccola qui, l'abbiamo prelevata. Salutiamo Geniuzzi. È questa qua, è la bottiglia con l'FC Crotone Calcio. L'FC Crotone, e la mettiamo qui. C'è la data 29 aprile. C'è la data 29 storica, aprile storica. 2016. La possiamo anche, ecco qua. Dov'è? Eccola qui. La mettiamo qui. Sta bene così, vediamo com'è. Ma no,
Come la possiamo mettere? La possiamo mettere di qua? Boh, vabbè, non lo so. Dai, poi ci sistemeremo per le prossime puntate. Che parte la metteremo? Enzo, in chiusura non dimenticarsi di salutare, di fare il saluto al professore. Ah sì, allora sì poi sì. Lo saluteremo, perché abbiamo detto che è una giornata un po' triste per lo sport crotonese, perché il nostro hashtag lo possiamo anche inquadrare. La regia è un saluto commosso al professore di tutto, il professore Cammariere, che è venuto a mancare. Con lui hanno iniziato tutti a fare sport a Crotone, è una delle figure storiche dello sport, un gran maestro anche di vita. Il nostro cordoglio va a tutta la famiglia, alla figlia Elettra, insomma veramente siamo molto vicini, e come noi tutti gli sportivi di Crotone sono molto vicini alla famiglia Cammariere. È una figura storica dello sport che viene a mancare, però lascia tanti ricordi e tanti sportivi che sotto di lui si sono creati, hanno affrontato per primo il mondo dello sport, e che tutti quanti oggi siamo un po' tristi per questa scomparsa. Però noi ci lasciamo un attimo questo e chiudiamo questa parentesi e torniamo alla nostra trasmissione, perché abbiamo in chiusura il nostro video strano. Sì, video strano, un video strano che oggi fa vedere come ci si allena in Spagna. Abbiamo affrontato l'Atletico Madrid, ma abbiamo anche la possibilità di vedere il Barcellona, che guarda Messi, tutti scarsi, ma che ha fatto i capelli Messi? Biondo, fatto biondo, biondo. Sì. Eccolo scarsi, qua. Il nuovo metodo per allenarsi è questo qua, di questi palloni, queste palle gonfiabili. Ora i giocatori si metteranno all'interno di questi palloni e cominceranno a giocare. Però è strano, così non si fa male nessuno. Però mi sa che il pallone lo guardano pochi, perché tutti quanti poi si rincorrono per andare a spingersi. Però deve essere carino. Francesco, una partita, dopo un minuto mi sa che crolliamo. Guarda, ecco, guarda che bellissimo. Ma lì non si gioca a calcio, questo è pratica calcio box, calcio Muay Thai, non lo so cos'è. Comunque guarda, cioè, non si vede il pallone. No, io non ho visto il pallone ancora, cioè è iniziato l'allenamento ma il pallone non si vede, tutti quanti che si rincorrono. Poi li hanno riportati all'ordine, i rossi contro i blu, i rossi ancora cercano di rimettersi in piedi, però poi alla fine hanno messo come si fa a giocare a pallone, perché non c'è lo spazio vitale, ecco qua è venuto fuori il pallone, un dribbling, ecco qua, cerca di fare un dribbling ma è difficile, no. Poi guarda le spinte, deve essere carino da ecco fare qua. Guarda, ecco, poi prova il tiro da fuori area, ecco. Vediamo qua, giusto, no? Come fa ad arrivare la palla in porta? Comunque è un bel metodo per allenarsi, vai a farlo un dribbling così, va bene. Comunque ho visto gente scarsa lì. Sì, gente che non ha futuro, no, non ha futuro. Assolutamente. Sì, dobbiamo chiudere, lo so, benissimo. Sì, benissimo, pronto, con chi abbiamo il piacere? Pronto, buonasera, sono la signora Feudale. Buonasera signora, allora, le piace la trasmissione? Sono la proprietaria del bar Feudale sul lungomare. La signora, proprietaria del bar Feudale, dica signora, che cosa c'è? Le volevo informare che giovedì, noi ogni giovedì facciamo il dottor White, che è un gioco a premi, insomma, di cultura generale. Sì. E questo giovedì sarà, praticamente avrà come protagonista il Crotone, la squadra della nostra città, con gadget, domande. Sarà presente, cioè sarà presente la squadra oppure... Allora, la squadra non siamo riusciti a rappresentare. Mi sembrava strano, signora. Mi sembrava strano. Ah, cioè voi in pratica fate questo gioco con l'argomento solamente... argomento incentrato sui colori rosso. Su Crotone questa settimana. Sì. Vabbè, magari vediamo se riusciamo anche a fare un saltino noi così. Se riuscite a farci visita saremmo contenti. Se ci pagate tutto, sì signora. Noi, non c'è nessun problema, basta passare. Ok, benissimo. Allora ci vediamo. A che ora signora? Così cominciamo dalle 10:30. Dalle 10:30. Allora dobbiamo venire già mangiati, signor. Dobbiamo venire già mangiati. Noi offriamo la pizza, uno stuzzichino, però non il pranzo. Francesco, non la cena, volevo dire. Francesco, mi spiace, Francesco. No, però la birra va bene. La birra va bene. Qualsiasi tipo di birra. Signora, senza problemi. Le piace il programma? Sì, le piace la trasmissione. Sì, infatti vi vedo a quest'ora, io sono a casa perché sono vengo a cambiarmi per poi andare a fare la notturna, certo. E vi vedo, quindi siccome vedo che vi interessate del Crotone stasera ho pensato di chiamarvi. Grazie. Cercheremo di essere dei vostri giovedì sera, grazie ancora. Ok, fatevi anche un giro sul lungomare da questa parte, oltre ma noi che ce lo facciamo tutto il lungomare, signora. Okay. È lei che non ci vede passare, ci chiama e noi veniamo. Grazie ancora, buona serata. Comunque signora, vi aspetto. Va bene, allora giovedì abbiamo un impegno, Francesco, non prendere impegno.
quella ragazza che hai conosciuto ieri, dici che giovedì sei impegnato, eh? E allora possiamo chiudere, sì, dobbiamo andare a salutare chi ha lavorato in regia, chi ha lavorato? Carmine Menne in ferie. Cristian e Alessandro sono stati i nostri registi per questa serata. Grazie ancora a voi che avete preferito Esperia per questa fascia d'aria. Vi ricordo la replica questa sera alle 23.30, domani alle 7.30 e nel pomeriggio, non so se abbiamo la replica alle 14.30, nel dubbio voi non cambiate canale. Su YouTube ve la vedete. Non cambiate canale, se no potete anche vederla sulla nostra pagina Facebook forzacronone.it e sul sito internet. Altri messaggi? Non abbiamo nulla, possiamo chiudere? Sì, chiudiamo, siamo fuori orario. Sì. Bene, grazie ancora, buona serata Francesco. Buona serata a te. E buona serata a tutti quanti voi. E buona serata, ci vediamo domani in diretta alle 19.30 qui su Esperia TV per Il Paradiso e Rosso Blu.